Amici e amiche, buon sabato pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata della trasmissione Muto come un pesce. Tanto per rinfrescarvi la memoria, la nostra attuale trasmissione è sempre intitolata così per associazione di idee a quella soap opera spagnola su Canale 5 Il Segreto da 5 anni e da un anno e qualche cosa su Rete 4, sempre Il Segreto. Solo per oggi, in questo primo sabato del mese di novembre, nonché in questo secondo giorno del mese di novembre, questa puntata è sempre offerta da tutta la gamma Peugeot e vi consiglio di andare a provare qualsiasi Peugeot alle concessionarie Peugeot d'Italia. Come dico sempre tutte le volte, per coloro che sono di famiglia numerosa, vi consiglio di andare a provare la Peugeot Travelier, che è la monovolume di 9 posti della casa Peugeot. Consigli per gli acquisti. Manca una settimana al compleanno dell'amico Giovanni. E prima della musica, un saluto caro ed affettuoso all'amico Giovanni, da parte di tutti quanti noi. In queste tante puntate, cari amici e cari amiche, abbiamo citato canzoni di quasi tutti i cantanti. Dovete sapere, cari amici e cari amiche, che ancora non abbiamo citato qualche brano di Giusy Ferreri. Se a voi vi fa piacere, cari amici e cari amiche, vorrei esibire quel brano di Giusy Ferreri intitolato A Novembre, proprio oggi, che ne abbiamo 2 novembre 2019. Musica adesso e buon divertimento. Oh, 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 difeso le mie scelte, io ho creduto nelle attese, io ho saputo dire spesso di no. Con te non ci riuscivo, ho indossato le catene, io ho i segni delle pene, lo so che non volendo ricorderò quel pugno nello stomaco. A novembre la città si spense in un istante, tu dicevi basta ed io restavo inerme. Il tuo ego è stato sempre più forte di ogni mia convinzione. Ora a novembre la città si accende in un istante, il mio corpo non si veste più di voglie e tu non sembri neanche più così forte come ti credevo un anno fa a novembre. Oh, dato fiducia al buio, ma ora sto in piena luce in bilico. Tu estrai che mi confondo la voglia di rinascere. A novembre la città si spense in un istante, tu dicevi basta ed io restavi inerme. Il tuo ego è stato sempre più forte di ogni mia convinzione. Ora a novembre la città si accende in un istante, il mio corpo non si veste più di voglie e tu non sembri neanche più così forte come ti credevo un anno fa a novembre. E tu parlavi senza dire niente, cercavi invano di addolcire quel retro gusto amaro di una però pronunciata fine. Novembre, la città si spense in un istante, tu dicevi basta ed io restavo inerme. Il tuo ego è stato sempre più forte di ogni mia convinzione. Ora a novembre la città si accende in un istante, il mio corpo non si veste più di voglie, tu non sembri neanche più così forte
come ti chiedevo un anno fa a novembre. Bene, prima di concludere questa puntata, Giovanni è tanto buono quanto Miti, l'avvocato Carminati, Alessandro, più di Walter, Roberto, Antonello, Tommaso, Fabio, Lorenzo e tutte quelle persone che ho frequentato prima di conoscere Giovanni, prima di conoscere Cesare Carminati e prima che nascesse Mitri. Anche a Mitri lo salutiamo con affetto. Nel concludere questa puntata vorrei fare come Fabio d'Ippolito dicendo felicissimo pomeriggio di questo sabato a tutti quanti voi. E scusatemi tanto se sono senza giacca e cravatta, anche perché credo che sto per partire per Roma. Un abbraccio.